Genova, bici, una marea di scale e la nuova Insta360 Ace Pro 2. E speriamo almeno per questa volta nessuna denuncia. Red Bull Cerro Abaco. È la prima volta nella storia che questa competizione sbarca al di fuori del Sud America, in particolare prima tappa europea proprio a Genova. Chiaramente Red Bull ci ha chiamato per presenziare all'evento. In Cile non ci avevano fatto provare il percorso, siamo venuti qua proprio per provarlo, testarlo insieme ai rider della gara. E per coronare il tutto al meglio, Insta360 mi ha dato in anteprima la Insta360 Ace Pro 2. Per chi si ricorda, avevo già fatto il video della Ace Pro sulla neve a Prato Nevoso, l'avevamo testata per bene, però qui dentro ragazzi hanno nascosto delle novità che sono veramente fenomenali. Vi do solo degli indizi: registra fino a 8K, grand'angolo di 157 gradi e tantissima intelligenza artificiale dentro una telecamera veramente compatta. Però non siamo qui a parlare, siamo qui per vedere veramente il Red Bull Cerro Abaco. Ho dei feels dell'ultima volta. Uscite. Ma ci stiamo? No, ci state, al massimo 4 pitch. Anche noi abbiamo litigato. Anche te? È una costante. È una tradizione. Come dice la Bottas, tradition. Tanto testiamo subito l'audio di questa Insta perché in teoria deve essere migliorato ulteriormente. Crisp. Ah, in più la chicca, raga, appunto, che gli ha messo questi dead cut. Finalmente, cioè, non sono più homemade, ma c'è apposta un accessorio che vi arriva nella confezione, che sostanzialmente vi elimina il vento anche quando andate forte. Adesso facciamo in realtà un giro di riscaldamento super chill in città per scaldarci, perché poi più tardi pomeriggio avremo le prove. Arrivo. Il bello, ragazzi, che tipo questo qui era un workshop. Sì, per i principianti. Perché, per farvi capire, c'è anche Santa, ci sono un po' di TikToker e altri influencer. E loro non sono mai andati in bici, quindi per farvi capire la situazione, cioè, è un bel workshop facile questo, per chi non è mai andato in bici. Ok, ciao ciao. Beh, ti dirò, è proprio trialistica la situa qua. Comunque raga, se siete interessati, io sto filmando in modalità 4K, 60 fps, e ho chiaramente... c'è anche la galleria! E qua non si vede... non vedo neanche niente con gli occhi, raga, ok? E sto usando, come tipo di ripresa, sono in Action, più largo in assoluto. Anche sì. Tu usi Action, giusto? Sempre. Che raga, praticamente è 157 gradi di FOV, di visuale, e soprattutto è molto ampia in larghezza. Devo dire che la cosa figa, secondo me, dell'Action Mode, rispetto per esempio a codesta, è che in realtà lei distorce tantissimo. Cioè hai l'immagine veramente rotonda e quindi... le profondità, le salite, le discese non esistono. Con questa rimane comunque l'effetto della ripidità o salita. Riscaldamento a Genova sulle scalinate fatto. Ora tra poco abbiamo le prove e io mi sono dimenticato un paio di accessori per la Insta. Batteria, che tra l'altro vendono il pack dual battery, secondo me stracomodo. E poi l'accessorio per poter ruotare la nostra telecamera in verticale e quindi agganciarla direttamente in questo modo per fare anche le clip di Instagram. Il sistema di sgancio rapido è stato notevolmente migliorato, con una mano si aggancia e si sgancia veramente facilmente. Un parere da chi fa le gare di DH sul bagnato. Adesso in questo momento andrei più volentieri a fare una Val di Sole bagnata che questa. Come non ti fermi adesso? Cioè io non mi fermerei là. Salti queste, quindi qua non freni. Non freni, questo scivola un Cristo. Freno, allora ragazzi, facciamo una discesa intanto, giusto per scendere. Sentiamo come scivolano questi gradini. Ci abbiamo davanti l'introzzino. L'asfalto non è neanche male la situa. Siccome questo giro, raga, è un po' chiaramente compromesso dalla pioggia, intanto che scendiamo vi spiego un po' il course. In realtà ieri abbiamo già fatto il course walk, ma questa è la prima volta che proviamo almeno a metterci sulle ruote. In cima, in partenza, parte da un piccolo roll-in che dà subito in una serie di scalini, dove c'è anche, hanno costruito poi un drop. Two-flat, ti avviso che sarà two-flat. Il famoso hack to flat. Entra poi in un rettilineo lunghissimo di gradini, che è quello che abbiamo appena fatto. La prima struttura vera e propria che si trova è questo shark fin, che è infame per le velocità qua.
Bella, bella, bella. Io tutto. Bella, 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 bella. Ciao. Minchia, oh, non ho fatto niente, io non dovevo neanche fare la gara. Ogni volta, raga, è incredibile il calore. Comunque, dopo lo sharking, si profedego qua, raga, a 2000 all'ora. Perché qui avanti c'è un saltone. Qui c'è in realtà un doppio di 14 metri che ieri non era ancora montato. Quindi non l'abbiamo neanche visto ancora montato. Ma lo proviamo perché ci fidiamo totalmente del buon Ste che l'ha già fatto. I'm following you, eh. Ok. Minchia, se sprintano loro. I love Pakistan, I will sacrifice my life for Pakistan. Buono. Good. Minchia, questa è Nazi, però non l'avevo ancora vista sta roba montata. Che così è stronzo di brutto, eh. Cioè alla fine se entri qua secco. Comunque c'è lo slippery. Ragazzi, come vedete, la cosa particolare è che, vabbè, in realtà sti carruggi sono, vedete, non sono lisci, sono un po' tutti scassati. Mi diceva il local. E ci sono praticamente i punti all'ombra. Si forma il muschio. Sto pavé qua diventa veramente, con l'ombra e il muschietto, infame. Fai ghiaccio, secondo me, esatto. Quel wall lì non lo tocco per adesso. Qui, raga, c'è rettilini di 100.000 km. Bella. Scivola qua. Ok, dopo questo mega rettilineo, raga, si arriva. Sì, sì, sono fermo, sono fermo. Si arriva al salto più grosso del percorso, credo. Più grosso no, al più tecnico. Ah, raga, mega road gap. Come vedete, landing lì. Ma la cosa che fa più paura è il dopo, l'atterraggio, che si chiude in butto. E tra l'altro devi fare un po' una curva a sinistra. Come vedete, tra l'altro anche questo ieri non era ancora montato. Il gap c'è. Soprattutto la parte più paurosa del salto sarà questo spigolo vivo, che è bello infame se arrivi corto. Easy. Entriamo poi, ragazzi, in questa parte. Adesso non so se è scivoloso o no. Nel caso andiamo pianissimo. Qui dovrebbe esserci un droppino piccolissimo in realtà. Niente di che. Ok, altro droppettino. Come avete visto, poi si ritorna sempre in questi scalini lunghissimi. Occhio che qua c'è la frenata, c'è la curva secca. Si arriva, raga, a un'altra delle feature chiave. Altro wall ride, anzi shark fin di preciso. Queste non possiamo fare chiaramente col bagnato. Anche questa shark fin step down, come vedete, con landing molto corto. La cosa che bisognerà stare attenti è non andare muretti contro di là, cioè non devi andare fuori. Grazie. Prego. Minchia, raga, che bello che quando parli alle persone parlano tutti in italiano. Di solito gli eventi di mountain bike sono sempre all'estero. La curva a sinistra, questo pezzo non l'avevo ancora visto in realtà io. Adesso non si sale assolutamente su quel coso lì, è qua scivolosissimo. Mi fido nemmeno anch'io di questa cosa. Ok, un paio di curvettine e, raga, si arriva finalmente al salto finale. A vedere com'è. Ah, ok, super chill anche questo. Carino però il percorso così, raga, eh. Cioè, da fare tutto di fila, che domani mattina dovrebbe essere asciutto, speriamo. Anzi, facciamo così, raga, per vedere tutte le strutture, aspettiamo domani mattina. Ok, ragazzi, siamo in cima e seguiamo subito il buon Loris. Primo giro del Red Bull Starovaco di Genova. Che qui a cannone, raga! Chiuso quindi? Questo è chiuso adesso, giusto? Madonna! Il wall lì, che figo che era! Ok, dobbiamo fare il road gap adesso, raga. Facciamo, dai, via! Si fa! Guardate quando si sbaglia a fare. L'ha aperto lui il salto e l'aveva già fatto tipo 3 o 4 volte. Don't sacrifice my life for Pakistan. Ma semplicemente ho sbagliato a calcolare la velocità e è andata
andata male, l'atterraggio mi è passato sotto le ruote. Cosa fai, intro? Vabbè. Ti fermi o no? Riusciamo intera. Occhio, occhio! Stai bene? Stai bene? Parte. Ecco cos'è il problema, ho capito. Questo adesso in teoria l'hanno allungato un po', quindi meglio arrivare un pelo più lunghi. Comunque è stancante, raga. In gara, raga, pedalano. Sentite già il piattone che ho io e sto andando uccellissimo, Ragazzi, allora, prove finite. Adesso sono già in cabina di commento, come vedete. Come in tanti mi avete detto qua dal vivo, buona fortuna per la gara, ma io chiaramente devo commentare su Red Bull TV, non potevo fare la gara, ma soprattutto non sono un racer. Ci stava magari farla, vedere per divertirsi, ma è anche bello dare la possibilità a chi veramente fa le gare e che vuole spingere, fare il tempo, è giusto dare la possibilità a loro, perché comunque qua i posti sono limitati. Tra poco iniziamo la diretta. Anche lo Zili sta facendo anche lui recensione della Ace Pro 2. E ricordatevi che uno, c'è il link in descrizione per andare a vederla. Feature più apprezzata di tutte chiaramente l'audio e il grandangolo super migliorato, 157 gradi secondo me hanno fatto veramente la differenza. Iniziamo a commentare, speriamo di rivedere anche il Red Bull Serro Baco sempre qua a Genova anche nel 2025. Bella, guardate il calore di Genova, fa un bel